E allora Barbara, adesso ci rechiamo a San Gabriele perché il nostro Nico Centurame in compagnia di Padre Raffaele. Ritrovati a Di Pomeriggio. Sono felice e contento che questo appuntamento settimanale ci viene offerto, in cui possiamo incontrarci e conoscerci meglio. Bentrovati soprattutto in questo luogo, che è per noi un luogo particolare, che si chiama il Museo degli ex voto dei doni che i pellegrini hanno voluto lasciare a San Gabriele. Ne sono talmente tanti, tante sono le cose che ci vengono portate, che delle volte qualcuno ci rimane anche male perché non riesce a trovarli. Ma abbiamo dovuto realizzare un altro locale per poter esporre i tanti oggetti di grandi di dimensioni e di immagini che ricordano i prodigi e i segni di San Gabriele. Ma all'interno di questo grande museo c'è una serie di quadri che vorrei farvi notare, e vorrei che la prossima volta che venite abbiate l'occasione di potervi fermare e sostare. La prima immagine che vediamo qui sono dei quadri realizzati da Elis Romagnoli, e sono delle immagini che ricordano la vita di San Gabriele. Sono delle immagini davvero particolari, originali. Quindi la prima immagine troviamo il giorno che ricorda il battesimo di San Gabriele, che quando è nato che gli è stato dato il nome di Francesco Possenti, ed è stato battezzato nella chiesa, nella basilica cattedrale San Rufino di Assisi. Poi continuiamo a vedere questi quadri con la seconda immagine che troviamo, la vita della famiglia di Francesco Possenti, con il papà e le vari fratelli e sorelle, con Pacifica la domestica. Che questo ricorda un aneddoto raccontato da uno della famiglia Michele, che è rimasto impresso nella loro mente, quando il papà domanda alla cuoca Pacifica: ma questo pesce da dove viene? Io non l'ho acquistato. E Pacifica risponde: guarda, questo è un pesce donato da quella famiglia, ma quella famiglia io ho un giudizio pendente, devo fare una scelta libera, non posso essere condizionato da questo dono, quindi rimandalo al mittente. Quindi la famiglia rimane con i piatti vuoti e rimanda indietro quel pesce, perché il papà doveva essere libero per poter giudicare in un modo sano, equilibrato, senza essere condizionato. Quindi la sua famiglia vive Francesco in questo ambiente sano, equilibrato, dove viene a regnare davvero l'onestà e la libertà. Poi qui invece vediamo la figura della morte della mamma di San Gabriele, Francesco Possenti, con la mamma che sta sul letto e sta per morire, che lui muore quando ha appena 4 anni, muore la mamma. Qui invece vediamo momenti di fraternità, di cordialità, che vive la famiglia su per le montagne di Spoleto, e qui fa vedere come già da bambino era sensibile nel vedere i bambini poveri, che erano i pastori che pascolavano il gregge, come lui si impegna nel sostenere, nel dare qualcosa anche agli altri. E anche vediamo questa successiva immagine, troviamo un momento della vita della famiglia Possenti, dove sia la sorella Maria Luisa con l'altra sorella e Francesco, che insieme si intrattengono nelle attività domestiche. Lui amava molto studiare, leggere, approfondire, conoscere.
E anche l'altro aspetto importante che vediamo invece in quest'altra quadro della famiglia è il momento della preghiera. Tutte le sere la famiglia era radunata davanti a un'immagine della Pietà, questa immagine che anche nelle lettere di San Gabriele lui ce le presenta continuamente, ne parla continuamente alla famiglia e ricorda sempre: ricordatevi quell'immagine dove noi tutte le sere ci incontravamo nelle preghiere, in cui noi affidavamo le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, a cui chiedevamo aiuto e sostegno, soprattutto nei momenti difficili. Erano parole che diceva anche al fratello Michele, che non doveva mai allontanarsi da questa certezza della devozione, dell'amore verso il Signore, che non doveva mai abbandonare. Quindi questo è quello che ci vuole trasmettere ancora oggi San Gabriele nelle nostre famiglie, che dobbiamo far entrare il Signore nella nostra casa, far sperimentare la gioia dell'incontro nella preghiera con il Signore, che ognuno di noi possa scoprirlo sempre di più, quest'amore del Signore nella nostra vita e soprattutto nei momenti difficili, nei momenti di stanchezza, nei momenti di affaticamento, di dolore e dove c'è buio, possa entrare questa luce della nostra fede. Auguri a tutti, alla prossima volta.